E guardate che figata. Amici, oggi il nuovo video di Among Us però non è una delle solite challenge ignoranti, bensì è un video nel quale vi insegnerò a scaricare la beta, è gratis se ci mettete letteralmente un secondo, e vi farò vedere tutte le novità e le figate totali, cioè la beta è più bella del gioco definitivo. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, soprattutto se siete nuovi iscrivetevi al canale, che non fa mai male. Ma adesso signori, iniziamo. Allora, come starete sicuramente vedendo, siamo sul buon e vecchio Steam che tutti noi conosciamo, e come vedete qua sulla sinistra c'ho Among Us Public Beta. Dato che io l'ho già fatto, mi è uscito il Public Beta, se non l'avete ancora fatto, comunque ce l'avete normale, basta cliccare col tasto destro sopra la scritta di Among Us e andare su proprietà. Una volta andati su proprietà vi troverete generale, aggiornamenti, file locali e beta, ma a noi ci interessa ovviamente beta. Cliccate qua su questa freccettina e vi uscirà nessuna, che è l'impostazione che voi avete, quindi è il gioco finito, e public beta. Basta che cliccate su public beta, fate chiudi e vi si installerà, ci mette non lo so un minuto, due, dipende dalla connessione internet, comunque velocissimo. Vi si installerà la beta. Io l'ho già installata e adesso vi voglio far vedere, intanto che parte il gioco, tutte le mega figate. Signori, voi non avete, proprio non ne avete idea. Un altro gioco, circa, però interessante. Andiamo online e sì, Jojiro è una Jojo reference. Comunque, prima di startare una partita pubblica, vi faccio vedere in host tutte le novità. Poi vabbè, ovviamente la quinta, vi faccio vedere solo le cose nuove, ma c'è una cosa nuova che si vede solo in pubblica, che è una mega figata. Nope. Allora, se andiamo su game, ci sono delle cose che nella versione normale non ci sono, ad esempio il voto anonimo. Il voto anonimo, ovvero quando qualcuno vota qualcun altro, non esce la figura, il colore di chi l'ha votato, quindi appunto si rimane anonimi, come ci suggerisce l'impostazione. E già questa è una cosa che nel gioco normale non c'è. Un'altra cosa sono le taskbar updates, che può essere in meetings o never, oppure always, ovvero la differenza è che mentre giocate c'è always, che vi fa vedere appunto come il gioco che conosciamo tutti, che si updata, si aggiorna la barra delle task, oppure si aggiorna solo durante i meeting, oppure non si aggiorna mai, quindi voi non sapete a che punto siete nelle task. E queste sono due cose strafighe. Ma ora, signori, vi faccio vedere la cosa più bella della storia nel mentre entriamo nella lobby di Big Mac. Bruh. Ok, siamo un crewmate, dannazione. E vi volevo far vedere durante l'emergency meeting cosa andava a succedere, va bene, nel mentre vi farò chiaramente dei tagli perché non interessa a nessuno. Il mio swipe della carta velocissimo non funziona, niente. Ah, e tra l'altro figata, guardate le novità, alcune task hanno le novità, tipo i cavi hanno stellina, cerchio, X, una cosa carina. E vedete che comunque le task in generale non si updatano, perché lui, il ragazzo nel quale sono entrato nella lobby, ha aggiornato che vedete si aggiornano solamente durante i meeting. E guardate che figata, cioè si possono vedere, senza votare il rosa, si possono vedere tutte le skin che hanno messo gli altri, cioè... devastante, signori, così è 100% più bello. E ora cacciamo la cazzata tipo White Vented, a caso. È mega devastante sta cosa e c'è solo nella beta, 100% sicuro. Ho cacciato la tattica finale, se non è lui, sono io. Madò, Cristiano Ronaldo davanti alla porta, li dribbla, Cristiano! E abbiamo perso. Quindi signori, stacco tutto. Vi ho fatto vedere come scaricare la beta. Vi ho fatto vedere anche le piccole novità, facili e veloci. Vi ringrazio per la visione. In caso condividete tutti i link ai vostri amici, così ci potete giocare insieme. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani, la solita ora, ovvero le 2:30, con un nuovo video. Ciao.